nato a Isernia probabilmente nel 1215, sui 20 anni decise di dedicarsi alla vita religiosa ed entrò prima nel monastero di Santa Maria in Faifoli. Poi, dopo alcuni anni da semplice eremita, si portò a Castel di Sangro, quindi sul Monte Pelleno, e dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta a Roma col permesso papale di continuare l'esperienza eremitica, sul Monte Morrone, non lontano da Sulmona, e infine sulla Maiella, dove con due giovani discepoli fondò la comunità dei Fratelli dello Spirito Santo, detti poi Celestini, che venne poi inclusa nell'ordinamento monastico benedettino da Urbano IV nel 1263. Subito si moltiplicarono le fondazioni, che alla sua morte saranno circa una quarantina con oltre 600 aderenti. Nel 1292 era deceduto Niccolò IV e i cardinali, riunitisi ormai da 2 anni a Perugia, non riuscivano ad eleggerne il successore. A loro Pietro inviò una dura lettera, forse per suggerimento di Carlo II d'Angio, re di Napoli, invitandoli a dare subito alla Chiesa un capo degno. E sul suo nome i cardinali trovarono finalmente un'intesa. L'eletto fu proclamato pontefice col nome di Celestino V nell'agosto 1294 di fronte a una folla immensa, calcolata senza esagerazione dai cronisti di allora attorno alle 200.000 persone, all'Aquila, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio. Qui però l'influenza di Carlo II si fece sentire sempre più pesantemente, mentre gli interessi politici e la complessa struttura della curia romana ebbero ragione della sincera semplicità del pontefice, il quale dispensava privilegi e benefici senza accorgersi che i postulanti erano mossi non da interessi spirituali, ma da avidità di denaro. Per questo decise di rinunciare al papato il 13 dicembre di quello stesso anno. Tornato al suo eremo, Bonifacio VIII, temendo che i suoi sostenitori provocassero disordini alla Chiesa, lo trasferì come prigioniero nel castello di Fumone, dove Pietro morì il 19 maggio 1296. Clemente VI lo proclamò santo il 5 maggio 1313 e Clemente IX, nel 1668, ne stese la festa alla Chiesa Universale.